Buongiorno a tutti. Se in questo momento vi sembro un po' fuori dagli stracci, è perché effettivamente lo sono. Sono un po' di corsa, ma visto che ormai è metà settembre, non avevo ancora registrato questo video, ovvero il video dei prodotti terminati di agosto, ho cercato di infilarlo tra un impegno in pausa pranzo e l'altro, e quindi cercherò di andare un po' rapidamente. Come dicevo già nel video prepartenza, non mi sono portata indietro ovviamente le confezioni vuote dei prodotti terminati, quindi ho fatto delle fotografie a quello che ho finito e ve ne parlo brevemente. Mentre ero via ho terminato due confezioni di questo, vabbè, non so se lo vedrete mai, beh, forse sì, due confezioni di questo solare viso corpo spray protezione 50 della Bioheart che mi è piaciuto moltissimo. Innanzitutto, come prevedevo, ha un finish, una texture piuttosto liquida, si assorbe in fretta, si applica in maniera facile e rapida e in maniera uniforme. Non mi ha fatto scottare assolutamente e devo dire che per i miei standard mi ha anche aiutato a raggiungere una colorazione piuttosto buona. Quindi due confezioni di questo sono andate. Poi avevo fatto invece tutta una serie di fotografie più avanti, adesso ve le recupero, sempre di prodotti vacanzieri, spiaggiferi. La troverò prima o poi, eccole qua. Allora, sempre a tema solari, ho terminato una sola confezione di questo Solar Tea dopo sole della Bema. Questa erano 150 ml di prodotto, mi è piaciuto molto, profumazione buonissima, un mix tra il cocco e la vaniglia, bello lenitivo, non particolarmente rinfrescante. Una cosa che però ho notato che non mi ha fatto impazzire, però tutto sommato al mare ci sta, secondo me, è che non era molto fluido, quindi aveva bisogno di essere massaggiato un po' per farlo assorbire bene, però ha fatto bene il suo mestiere e alla fine mi è piaciuto. La cosa migliore, secondo me, in assoluto è il profumo, che è paradisiaco. Poi ho terminato una mini taglia da 50 ml del balsamo gocce di seta di Phytophilos. Chissà, può essere. C'è questa Inception, telefono in fotocamera, vabbè, in video, vabbè. Questo in realtà me lo sono portata a colpo sicuro perché è un prodotto che io ho già utilizzato, che mi piace e quindi non posso che dire che mi è piaciuto anche in vacanza, districa bene, ha un buon profumo, fa bene il suo lavoro, ne basta poco perché per 2 settimane ho usato una mini taglia da 50 ml, lavandomi i capelli. Non tutti i giorni, perché sennò a quest'ora non li avrei più probabilmente, ma diciamo all'incirca un giorno sì, un giorno no. Quindi è stato un buon investimento come quantità. Poi ho terminato questo insieme ad Andrea, l'abbiamo usato insieme, il doccia dopo sole o sole bio della Saponaria. Questa foto è un po' buia, non so se si vedrà. In realtà, non so se questo prodotto quest'anno sia stato venduto perché questa era una rimanenza dell'anno scorso che avevo in negozio e me lo sono portata via per finirlo. Senza infamia e senza lode, nel senso che l'ho trovato un po' liquidino, una profumazione piuttosto delicata, lava, fa il suo dovere, quindi tutto sommato va bene, però ecco, non mi ha fatto impazzire. L'abbiamo usato e poi ho terminato una mini taglia di shampoo per lavaggi frequenti al lino e ortica della Green Natural da 100 ml. Questo in realtà non so come ho fatto a finirlo perché se ho usato 50 ml di shampoo e di balsamo, 100 ml di shampoo è tanto. Boh. Non mi sono accorta, comunque mi sono lavata molto i capelli, moltissimo i capelli mentre ero via, quindi evidentemente sarà stato per quello. Questo mi è piaciuto, delicato, infatti appunto non mi sono caduti tutti i capelli nonostante i lavaggi super super frequenti. Anche questo un zig liquido, però niente di troppo fastidioso. Profumazione leggera, molto delicato sui capelli.
fa bene il suo lavoro, quindi ottima la taglia viaggio. No, non l'ho prestato a nessuno, stavo pensando come ho fatto a finirlo, però vabbè. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere in fotografia, che potrei anche evitare perché non si capisce assolutamente niente, però vediamo se si vede, è un altro bagno doccia, body wash della marca, chi lo sa, Nadis Herbal, può essere, non lo so, comunque è un piccolo flacone di bagno doccia che ho acquistato in un negozio a Ubud. Mi piaceva la profumazione, gli ingredienti non mi sembravano malaccio, anche se ho l'impressione che la normativa in fatto di inci a Bali fosse diversa dalla nostra, quindi secondo me gli inci che si leggevano su questi prodotti non erano completi perché mi sembravano un po' troppo scarni. In ogni caso si è lasciato usare. Buonissima profumazione, infatti l'ho scelto per questo, molto liquido ed è per quello che l'ho finito molto in fretta, in pochissime docce. Era finito, quindi insomma, costava poco, quindi alla fine è stato un acquisto così, né buono né cattivo. Mentre per quello che riguarda i prodotti che vi posso far vedere, sono tre. Di uno ve ne ho già parlato fino alla nausea, e la lozione Ricci Morbidi di Bioficina Toscana, anche questa me la sono portata in vacanza, ma l'ho terminata una volta rientrata a casa. Non so cosa hanno da suonare qui, se non ci sono i lavori c'è qualcuno che suona, se non c'è qualcuno che suona ci sono i cani che abbaiano. E cosa dobbiamo fare? E quindi vabbè, questa super promossa, lo sapete, è uno dei miei prodotti per lo styling del capello mosso preferiti di sempre. Poi, un prodotto che mi è piaciuto, ma di cui non posso farvi una recensione estremamente obiettiva e completa, è questo gel crema effetto crio della Cell Plus, della Biosline, alle alghe azzurre di Bretagna, contro gli estetismi della cellulite, bla bla bla. In realtà questo non mi ricordo neanche, forse no, non mi ricordo neanche se sia un prodotto completamente naturale o se contenga qualche ingredientino, niente. Questo l'avevo comprato perché io d'estate soffro davvero tantissimo il caldo. E amo comprare queste creme effetto freddo per placare un po' la calura nei momenti peggiori. Quindi, a livello anticellulite non so dirvi effettivamente che effetto faccia, se non il classico, che si sente la pelle più liscia, sembra un pochino più compatta, però ecco, non l'ho usato con una costanza tale da potermi fare un'idea in merito. A livello invece di effetto freddo funziona. Come tutti, almeno credo tutti, i prodotti di questo tipo, funziona e funziona meglio sulla pelle leggermente inumidita in precedenza. In questo caso fa bene il suo lavoro e quindi lo promuovo. Ovviamente consigliato se soffrite di capillari fragili perché rinfrescando aiuta, ha un effetto un po' astringente. E l'ultimo prodotto di cui vi parlo è in realtà un grande ritorno perché era un prodotto che amavo tanto anni fa. Non l'ho più acquistato per svariate ragioni, un po' il prezzo, un po' il fatto che gli ingredienti non sono perfetti, eccetera, eccetera. Però durante la mia ultima gita a Torino sono capitata in una parafarmacia che aveva in offerta questi prodotti, quindi l'ho riacquistato anche per un senso un po' di nostalgia. E si tratta del bagno doccia alla pesca di vigna della Caudalie, che adesso guardando gli ingredienti non sono male, malaccissimo, quindi tutto sommato si può anche fare. Quello che mi è sempre piaciuto tantissimo di questo prodotto è la profumazione. Io non amo tantissimo i prodotti al profumo di pesca. Mi piacciono le pesche, ma tipo odio il tè alla pesca, tipo l'estate alla pesca. È la cosa più orribile del mondo. Adesso scateno la faida tra i fan del tè, dell'estate alla pesca e quelli, i fan dell'estate al limone. Però, quindi, tornando alle cose cosmetiche, non amo molto le profumazioni, i cosmetici che profumano di pesca, quella pesca forte, chimica, ma questo l'ho sempre adorato perché
Il profumo è molto delicato, dolce ma non troppo, fruttato ma non troppo, rimane in maniera molto leggera sulla pelle e ma, mi è sempre piaciuto e ricordo che anche ad Andrea piaceva molto, quindi promosso. E basta, oddio, basta, ho finito. Ce l'ho fatta. Questo è tutto, spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!